Non c'erano più lavoratori, i lavoratori erano entrati dentro il porto perché i lavoratori volevano lavorare. C'erano persone, frange estremiste che erano arrivate da tutte le parti d'Italia, anche da fuori, perché ne volevano fare una manifestazione di carattere nazionale. E allora là anche le forze di polizia non è che hanno usato manganelli, non hanno avuto disposizioni precise dal capo della polizia, cioè hanno cercato di far allontanare, perché nel frattempo io questo non lo sapevo, che il porto di Trieste è un proprietario di maggioranza, il porto di Amburgo. Io non lo sapevo, l'ho saputo in questo periodo che abbiamo vissuto sul problema Trieste. E allora, se qua ci sono anche degli aspetti, diciamo, di interesse anche commerciali, che poi vanno a incidere anche sulla città, sull'economia della città. Secondo me, con dei tir fuori fermi che non riuscivano a entrare, e secondo voi il bilanciamento dei diritti e degli interessi cosa doveva portare? Uno sgombro leggero e riuscire a far ripartire il porto, perché avere tanti tir fuori vuol dire anche a livello europeo, internazionale, cioè che si hanno poi ricadute proprio sulla città. Quindi per noi era fondamentale quello. In nome della legge disperdetevi! In nome della legge disperdetevi! Non è tanto, è una piccola ferita. Spero.